del solco della tradizione, da Pietro Passamano a Pasquale Passamano. Oggi però è una giornata in cui il valore di quello che ha fatto suo padre viene fuori tangibile. Oggi ricordiamo papà, punto e basta, lasciamo stare quello che sto facendo io per l'organizzazione, che rispetto a quello che ha fatto papà è poco. Parlare di papà per me è sempre una difficoltà, perché io a papà l'ho vissuto e l'ho seguito sia dal versante familiare sia dal versante, diciamo, sindacale. Poi io con papà condividevo la passione per il Napoli, quindi la domenica era d'obbligo insieme io e lui andare allo stadio, quindi oggi sì, è una giornata bella. Penso che sia una giornata bella per me, per la mia famiglia, ma soprattutto per i lavoratori di Salernitana. E poi racconta un aneddoto, qualcosa che lei, diciamo, prende come spunto anche per fare questa attività e che suo padre le ha inculcato a favore ovviamente dei lavoratori. Sì, risale a qualche anno fa ed è un aneddoto che riguarda proprio questo territorio, quando scoppiò lo scandalo delle lenzuole d'oro con l'azienda ITAF. Si trattava di una vertenza di circa 300-400 lavoratori e papà ha trascorso il 24 e il 25 dicembre in azienda insieme ai lavoratori per cercare di sbloccare la situazione, cosa che poi tutti sanno come è andata a finire. Però io ricordo che in quella circostanza papà tra la famiglia e i lavoratori scelse di stare con i lavoratori. Già avanti, il mondo del lavoro, se li mettete davanti, ce lo copriamo. Il mondo dell'università. Sì, è una cosa opportuna. Oggi se c'è un'operazione da fare e un ateneo così attento a questo, credo che sia auspice di questa esigenza di collegare bene il lavoro con la scuola, con l'università. È l'unica cosa che può permettere al lavoro di avere immediatamente ogni energia che si costruisce dalla realtà dell'istruzione e i giovani di accelerare al massimo il loro ingresso consapevole e anche sostenuto. La posizione del sindacato sulle indiscrezioni della legge di stabilità? Ma noi aspettiamo un buon taglio di tasse sulle nostre buste paga e sulle pensioni. Ci aspettiamo che per la prima volta dopo tanti anni ci sia un'inversione di tendenza. Per molti anni ci hanno caricato di tasse e siamo come muli caricati. Per la prima volta ci aspettiamo un'inversione di tendenza, ma ci aspettiamo anche che questi tagli vengano sostenuti dalla rimozione della spesa pubblica improduttiva e talvolta da ruberie. Siete preoccupato per il precariato di cui tanto si parla? Come si supera questa fase di precariato? Si supera non parlandone, si supera appunto andando dritti alle cause che lo originano. Ed è la cattiva economia. Finché la cattiva economia è imperversa, è chiaro che ci saranno disoccupati e precari sempre di più. Ecco perché la società italiana deve impegnarsi sul rimuovere le cause di un'economia così precaria. Le ragioni stanno nel documento che abbiamo sottoposto a tutti di CGIL Terruwiller e Confindustria. Tasse troppo alte, spese pubbliche mai controllate fino in fondo, e soprattutto alcuni elementi della produzione industriale che sfavoriscono, come l'energia a alto costo, come infrastrutture materiali e materiali in difficoltà, come una giustizia lenta e così via. Sì, perché se continua così, io ho detto sempre che come un motore a due pistoni, uno va e l'altro non va. Ora l'altro è inglippato completamente, quello del Mezzogiorno e quello del Nord comincia a tossire. Bisogna guardare bene in faccia la realtà, diversamente programmeremo un futuro non all'altezza delle nostre aspettative. Cosa pensa della patrimoniale sulla casa e sui tagli alla sanità? Beh, la patrimoniale sulla casa ce l'abbiamo già, è lì. Purtroppo è stata patrimoniale sui poveri, questa è la realtà. L'IMU è un fatto importante, però non vorrei che distogliesse l'attenzione sulle vicende delle tasse in generale. E poi che non fosse, come sta accadendo, una partita di giro. Lo toglie lo Stato, lo fanno i comuni. E i comuni, come si sa, affamati di soldi come sono, magari ci mettono anche l'interesse. La sanità, bisogna rivedere la sanità in funzione delle esigenze odierne, non di 30 anni fa. Purtroppo è ancora piantata 30 anni fa, perché il connubio tra politica e economia, lo sfruttamento dei soldi pubblici,
purtroppo blocca qualsiasi rinnovamento della sanità. È lì che bisogna andare a guardare. Le ruberie sono estesissime nella realtà della sanità, come appunto i servizi. Scusi, in comodità di Berlusconi, anche Salerno è anche... Giovanni, chiama a me e Francesca, venite qua. Una bella giornata, prima del passaggio di consegna devo dire che la visita di Bonanni è qualcosa di importante anche per ricordare Pietro Passavanti. Sì, è importante per quello che rappresenta oggi nel Paese, una forza sindacale di grande visione, un impegno a favore delle attività produttive del Paese, l'università è un'attività produttiva. Lei si prende, tra virgolette, un bel lavoro in questo momento, ma credo che avere vicini sindacati che sanno cosa ha fatto l'Università di Salerno in questi anni possa essere un primo passo verso un futuro migliore. Oggi la nostra università ha dimostrato nei fatti di essere un'università forte, quindi possiamo guardare su tutti i tavoli, uno regionale, nazionale, e ci auguriamo nel tempo anche internazionale, poter partecipare serenamente a tutti i confronti. La coesione sociale ovviamente è sempre stata una nostra caratteristica e dovrà continuare a esserlo. La nostra struttura, peraltro la struttura campus, che facilita naturalmente il dialogo tra le diverse componenti, deve essere un momento per la creazione di una comunità in cui tutti devono avere il loro spazio di partecipazione e di protagonismo, a partire ovviamente dal corpo docente, il personale tecnico, gli studenti che sono il nostro punto di riferimento sostanziale. Il messaggio che vuole dare agli studenti qual è? In un momento in cui si parla di precariato? Il messaggio è chiaro, un patto reciproco, da parte nostra tutto l'impegno a partire dal rettore e di tutti gli organismi per venire incontro alle loro esigenze in termini di servizi, di accoglienza, da parte loro impegno negli studi, perché oggi completare un corso di studi bene e nei tempi prescritti è un loro interesse ma anche un nostro interesse. Grazie. Autorità anche religiose, credo che c'è. E vorrei chiarire a tutti che l'università ha riconosciuto l'aula il riconoscimento a quello che è stato un trasferimento delle forze politiche che si sono divise sul trasferimento da Marco che rappresenta Baronissimo. Pietro Passamano nel 2002 lascia la fabbrica e si dedica a tempo pieno alla CISL, diventando segretario. In quegli anni porta avanti numerose battaglie per lo sviluppo della provincia. In alto è operato per il completamento. Nella seconda metà degli anni 70, questo primo conducono numerose battaglie contro la camorra che spadroneggiava nei cantieri edili della Campania. Viene eletto segretario generale della CISL della provincia di Salerno, in carica sindacale, la segreteria regionale della CISL in Campania decide di designare della Repubblica della Stella al Merito di Lavoro, del Magistero del Lavoro, espressione alta di civiltà e progresso, ma dei politici di tutti gli schieramenti, dei rappresentanti istituzionali, il presidente della provincia di Salerno che allora. Appena 2 anni dopo la morte l'amministrazione giovane Pietro Passamano. L'università a 10 anni dalla sua stata un grande promotore. Allora adesso la parola al segretario. Sono davvero onorato di partecipare a questo. Ci siamo trovati impegnati più volte nella sede. Una ragione importantissima della sua iniziativa come d'autore, questo suo impegno dimostra frequentemente appunto a criticare tutto. Siamo ben disposti a chiedere, tipo che l'unica cosa che libera il lancio, mi permetto di ricordarlo, quindi sono molto rilanciare questa possibilità grande che abbiamo vissuto a Salerno, per Salerno nei luoghi privilegiati di un'università che spero ritorni alle vecchie, alla vita globale, partecipare con successo alla vita globale, passa attraverso l'istruzione.
non passa attraverso.